PolSai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Lamezia Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Stagliano, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Autonoleggio, PM Servizi, SRL. Affiliato Avis Budget Group, presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Oggi incontriamo Carmen Mazzei, presidente Arvalia Lamezia. Allora, presidente, finalmente riapertura delle strutture sportive, stiamo parlando di sport acquatici, in piscina in questo caso, nella Salvatore Giudici di Lamezia. Insomma, le ordinanze sono tante. Come è stata la riapertura e con quale norme di sicurezza ha aperto? Sì, buonasera a tutti. Sì, finalmente da lunedì anche la piscina comunale di Lamezia Terme Salvatore Giudice è riaperta. Siamo ripartiti, abbiamo messo un po' di tempo prima di riaprire perché abbiamo voluto mettere a norma la piscina in maniera tale da poterci adeguare alle norme anti-Covid. Abbiamo organizzato un regolamento che regola appunto i comportamenti necessari per accedere sia all'impianto, sia agli spogliatoi e poi sul pian basso. Dopo lo potrete vedere meglio, quindi già l'utente che viene da casa. Partiamo dall'inizio, allora io arrivo in piscina. Sì, allora già all'entrata. La reception. Alla reception, già prima di entrare, proprio all'ingresso abbiamo montato un arco sanificante che è praticamente con una fotocellula, chiunque passa viene spruzzato con dell'acqua clorata. Sappiamo che il cloro, ormai è risaputo, chi non lo conosceva il cloro ormai in questo periodo ha imparato a conoscerlo, è di per sé insomma l'unico prodotto chimico che adesso viene utilizzato per contrastare il Covid. E poi noi in piscina qui è la nostra materia prima, possiamo dire, il cloro. Quindi se prima si passa per quest'arco sanificante, si passa poi alla misurazione della temperatura. Subito dopo la misurazione della temperatura il singolo utente, sì, mentre prima eravamo nella segreteria a iscrivere sull'apposito registro che per norma va mantenuto 14 giorni dell'entrata, adesso sarà direttamente l'utente a registrarsi e successivamente igienizzarsi le mani, fornirsi di copriscarpe e accedere nello spogliatoio. Nello spogliatoio noi abbiamo, fortunatamente siamo dotati di 7 box singoli, quindi l'accesso è scaglionato, 7 utenti per volta, 7 maschietti e 7 femminucce per volta. Da lì, una volta insomma, che si sono preparati, possono andare a fare la doccia saponata. Quindi la doccia obbligatoria adesso non è più la doccia tradizionale obbligatoria, bensì una doccia saponata a tutti gli effetti. E da lì puoi accedere al bordo vasca. Anche lì l'utente prima di entrare in vasca dovrà aspettare il proprio turno negli appositi indicatori distanziati e quindi aspetterà il via da parte dell'assistente di bordo vasco oppure dell'apposito istruttore prima di accedere in vasca. E sempre mantenendo la mascherina, nel senso che la mascherina può essere tolta soltanto quando si è o sotto la doccia oppure quando si entra in vasca. Per il resto è obbligatorio l'uso della mascherina. Questo per quanto riguarda insomma, l'attività sportiva ludica, diciamo, no? Sì. Per quanto riguarda poi le attività sportive, eventi, che insomma di solito in queste stagioni, nelle stagioni estive è la parte forte delle piscine, quest'anno è annullato tutto. Per ora è tutto annullato. So che il Comitato Calabria, Comitato Fin Calabria, vorrebbe organizzare delle manifestazioni sportive, anche se è a porte chiuse, almeno fino ad ora. Poi sappiamo che è tutto un work in progress, qui un giorno la situazione può cambiare da un momento all'altro. Quindi so che c'è in prospettiva di organizzare delle manifestazioni tra fine luglio e primi di agosto, ma più che altro per dare la possibilità ai ragazzi di respirare una nuova normalità anche a livello agonistico. Quindi di rincontrarsi, non la vedremo come una vera e propria gara finalizzata a vincere, bensì come una gara finalizzata a riprendere la dimestichezza con la piscina, con le vasche, con il nuoto e soprattutto con gli altri agonisti. Com'è stata la riapertura con i ragazzi? Con quale atmosfera i ragazzi
hanno, diciamo, assaporato di nuovo la vasca. È stato molto emozionante vedere gli occhi dietro quelle mascherine di tutti questi ragazzini, questi bambini, anche dei genitori, devo essere sincera. Gli occhi, insomma, esprimevano molto entusiasmo ed erano proprio emozionati come il primo giorno di scuola. Una ragazzina, insomma, che l'abbiamo provata anche noi in intervista, diceva proprio che in questo periodo la piscina è mancata tanto, da che erano abituati, specie gli agonisti, a venire tutti i giorni, si sono ritrovati veramente privati di una parte essenziale della loro vita, un po' come la scuola, veramente. Quindi è stata una forte emozione anche ritrovarsi con i genitori, quindi positiva. Poi le persone sembrano un pochino intimorite, però con queste regole, quindi che stiamo facendo capire che effettivamente si può venire in piscina in sicurezza, anche loro, c'è sicuramente un piccolo disagio all'inizio, pure per i bambini, cercare di capire come funziona, però piano piano la situazione sta prendendo piede. Ecco. Presidente Mazzè, sappiamo le difficoltà economiche che ci sono stati in questi mesi di chiusura per il Covid-19, insomma la piscina è stata sempre aperta, nel senso i motori con l'acqua purificavano continuamente, le luci sempre accese e perdite enormi. Com'è stata la ripartenza e con quale spirito una società come Arvale, ormai conosciuta in tutta Italia, affronta la situazione della Metina? Allora, la ripartenza dal punto di vista economico è sicuramente una ripartenza molto, molto difficile, anche perché sappiamo benissimo che in questo periodo e per i prossimi 3 anni di gestione, non lo diciamo noi ma lo dicono le società sportive e le federazioni nazionali, che per riprendersi da questo lockdown, da questa situazione, ci vorranno almeno 3 gestioni sportive. È vero, come dicevi te, la piscina è stata chiusa all'utenza, però noi non abbiamo svuotato la vasca, quindi le pompe erano sempre attive per poter mantenere di circolo, perché non l'abbiamo svuotata perché noi eravamo fiduciosi, eravamo con la speranza che prima o poi avremmo ripreso l'attività. Più che altro, certo, grandi problemi, però riaprire adesso è importante per far capire alle persone che si può venire in piscina in sicurezza, e quindi sperare che poi a settembre la ripresa, che sicuramente sarà ancora un po' limitata, però si spera che possa avvenire in una maniera più regolare, ecco. In bocca al lupo, ci vediamo alla prossima. Crepi il lupo. E incontriamo la parte agonistica del nuoto lametino, questi giovani atleti, questa è la nostra speranza, insomma, ormai stanno diventando anche un po' famosi in tutta Italia. Nel momento bello, blocco Covid-19. Un allenatore, un coach come Borracci, come ha vissuto questi 3 mesi e come riparte con questi ragazzi? L'ho vissuto male, perché in tutta la mia carriera di allenatore è la prima volta che io sto fermo 3 mesi nel momento decisivo della stagione, dove è il momento di raccogliere tutto il frutto di un lavoro tutto un anno, per cui è stata dura per i ragazzi ma anche per me. È chiaro che ora ripartiamo, speriamo di rimetterci in condizione per settembre, perché 3 mesi di stop sono un'eternità per chi fa il nuotatore. Programma cancellato 2020, insomma, ripartire da capo proprio, totalmente. Tutte le gare principali sono state annullate, campionati regionali, campionati italiani, la rappresentativa regionale, ora avevamo 4 ragazzi quest'anno a rappresentare la Calabria a livello nazionale, per cui è stato un contraccolpo notevole. Però qui c'è tutto per poter ricominciare alla grande, abbiamo una grande società alle spalle, per cui siamo già ripartiti l'8 di giugno, pensiamo di arrivare fino a quasi a settembre, se ci sarà concesso, noi cercheremo di fare a dritto sull'inizio della prossima stagione. Abbiamo appunto la squadra agonistica, abbiamo Benedetta Gaetano, insomma 3 mesi ferma, senza vasca, tu che insomma insieme alle altre sei un futuro del nuoto calabrese e speriamo italiano, come hai vissuto questi 3 mesi senza l'amata tua vasca? È stato comunque diverso, diverso da come stare in piscina, mi sono dovuta allenare a secco ogni giorno. Diverso, manca anche molto la piscina. La competizione? Pure quella, l'adrenalina di ogni gara manca sempre. E abbiamo Aurora Porci, una speranza veramente del nuoto italiano, ormai diciamo le vasche di tutta Italia ti conoscono, ti alleni alla Lamezia, viva Lamezia, sei una lametina d'occo, insomma molti sacrifici, nel momento che si poteva esordire nel nuoto italiano, Covid-19, lockdown. Come è vissuto un atleta
come te, con tante prospettive già pronte, fermarsi? È stato, diciamo, brutto, perché all'inizio naturalmente ci siamo un pochino annoiati, poi volevo riprendere a nuotare, perché per me è una passione, quindi è stato molto difficile. È una situazione che non mi sarei mai aspettata. Quanto ti è mancata la competizione? Assai, molto. Adesso ripartiamo tutto da capo. Sì, e ripartiamo più forti di prima. A Bordo Basket incontriamo Nicolò De Giorgi. Nicolò, uno che si allena anche in Calabria, ha scelto la Calabria proprio per continuare la sua attività agonistica del nuoto. Insomma, 3 mesi fuori dalla vasca, quanto ti è mancato? Tanto. Sono 10 anni ormai nuoto, senza mai avere soste né luglio né agosto, cioè. Quindi 3 mesi sono stati lunghi, abituati a palestra, nuoto, lavoro anche come istruttore. Quindi sempre qua dentro uscire per 3 mesi è stato duro. Però. Questo è il periodo delle competizioni, si andava in giro un po' in lungo e in largo per l'Italia, l'Europa, per i vari campionati. Quest'anno tutto fermo. Come vive un atleta questa problematica poi di non fare la competizione? La dura. Noi avevamo già programmato varie trasferte, avevamo Palermo in programma, Roma agli estivi, c'erano varie gare da fare. La parte estiva è anche la più bella, con le piscine all'aperto, eccetera, quindi è dura. Poi noi siamo abituati a competere sempre, quindi stare in casa senza nessuna istigazione né niente è faticoso e soprattutto noioso, ecco, non si sa che fare. Uno corre, fa palestra, ma non è uguale a stare in piscina. Nicolò, qual era il tipo di allenamento che si adeguava un po' di più al nuoto chiuso in casa? Ma la palestra, perché era l'unica cosa che si può fare, il colpo libero per un nuotatore è fondamentale sempre, anche durante gli allenamenti, durante la piscina è fondamentale fare palestre, esercizi, agli addominali, corpo libero, se uno può, possibilità anche con gli attrezzi. Gli atleti di livello tutti sono ormai fissi in palestra con personal trainer eccetera, quindi faceva bene allenarsi a casa, però senza l'acqua non si può nuotare. Incontriamo un altro degli allenatori di Arvaria Lamezia, insomma, che sta facendo strada, giovane allenatore, diciamo, nuova promessa del nuoto italiano, del nuoto come allenatore, Francesco Stranis. Ripartire dopo questo lockdown, chiusura, insomma, com'è per un giovane allenatore? Diciamo che è stata di nuovo un'emozione bellissima, perché comunque dopo 3 mesi di stop ormai è successo una cosa del genere, cioè, soltanto dopo una chiusura di una piscina era una cosa del genere, ma 3 mesi è stata veramente dura ora riprendere, però comunque i ragazzi sono tutti contenti di aver ripreso. Noi comunque abbiamo continuato a seguirli anche a casa con programmi di allenamento a secco, con Massimo siamo organizzati per mandargli settimanalmente i programmi da seguire a casa, anche se comunque non è la stessa cosa, però comunque per dare comunque un apporto anche psicologico e di presenza da parte degli allenatori. Francesco, tu sei un giovane allenatore, una nuova promessa come allenatore del nuoto italiano. Quest'anno che diciamo il tuo esordio nei campionati nazionali, non solo, blocco. Insomma, ti è dispiaciuto, è come perdere un anno a scuola? Sì, più o meno sì, comunque ti blocca tutto quanto la programmazione che era dato che si era programmata a settembre dell'anno scorso. È stata una bella batosta, sì, però comunque ci sarà tempo per rifarci, non è il Covid che ci bloccherà. Tu alleni i ragazzi dell'agonistica, quelli che poi partecipano ai campionati nazionali, europei, insomma una fascia importante, sì. Diciamo dove c'è proprio lo sviluppo del nuoto, no? Perché si passa da una fase di ragazzi, si passa, sì, è una fase di adolescenza molto importante, si passa all'adulto, sì, dalla categoria esordiente alla categoria ragazzi c'è un passaggio molto importante sia a livello psicologico che a livello fisico, perché i ragazzi cambiano anche nella crescita e quindi trovano difficoltà, alcuni comunque la vivono in modo diverso, insomma sono... Cosa hai detto ai ragazzi dal momento che siete entrati in vasca giorno 8 senza gare, dopo un anno di allenamento, insomma, hai rimandato tutto a un altro anno prossimo? Beh, soprattutto di divertirsi e di assaporare questa libertà che ci è stata ridata. Nulla di che, perché comunque ancora non possiamo programmare senza mettere pressione, perché comunque hanno avuto già una pressione importante stando a casa 2 mesi, cioè
stata veramente dura per loro, soprattutto loro abituati a, con un ritmo di scuola e pomeriggio allenamento e dopo i compiti, è stata veramente dura passare da un ritmo di quel genere a non fare completamente nulla. Insomma, abbiamo mamma e figlia, emozione per la figlia, ma emozione anche per i genitori, per la mamma. Che emozione si prova dopo questo lockdown, questa chiusura, di portare la propria bambina in piscina? È un'emozione veramente grande, finalmente riusciamo a riprendere padronanza della nostra quotidianità, di quello che era prima del lockdown. Le ragazze non aspettavano altro, perché effettivamente stare chiuse in casa tutto questo tempo non è umanamente possibile. Loro erano in trepidazione per rientrare di nuovo a riprendere l'attività che svolgevano prima del fermo. Durante questa chiusura ti sei anche allenato o hai solo mangiato, oltre che studiato? Ti sei allenata? E come ti sei allenata? Mi sono allenata a casa con gli esercizi che trovavo su internet. Ah, su internet? Papà, mamma, cosa ti dicevano? Sì, mi ha aiutato anche mamma, papà, mia sorella. Insomma, ti hanno aiutato tutti. C'era la mancanza della vasca, dell'acqua, il contatto sì, con l'acqua? C'era, quella sì, c'era. Adesso sei entrata già in piscina? Sì. Com'è andata in questi primi giorni? È andata bene. Sei pronta per le prossime gare, un futuro? Sì, sono. Insomma, c'è una certa emozione da parte della bambina, eh? Eh sì. L'acqua è un elemento speciale per i piccoli. Poi, se fatto con passione, diventa speciale anche per quelli più grandi. Signora, si parla tanto di sicurezza nei luoghi pubblici. In piscina, in questo caso, come ha trovato la piscina di Lamezia a livello sicurezza? Abbastanza organizzata, poi tenendo in considerazione che la vasca è sicura per loro. La preoccupazione era lo spogliatoio, però effettivamente la gestione della piscina ha saputo organizzare perfettamente lo spogliatoio. Entrano a turni, hanno la possibilità di muoversi e di non fare assembramento.